Eccoci qua di nuovo in diretta, Vadik von Bruck, Fabio Petruzzi e Lorenzo Serafini, è collegato con noi il maestro Rino Tommasi. Rino, eccomi qui. Eccoci, allora ti domandano, Rino, vedo un Federer in buonissima forma, ho appena finito di vedere un ottimo match contro Del Potro, che sta tornando quello di 2 anni fa. Del Potro ci ha avuto un momento, poi si è rotto il polso. È un infortunio che incide molto sul rendimento di un giocatore, gli toglie un po' di sicurezza. Il polso è un organo abbastanza delicato. Questo secondo me è l'anno di Murray. Murray finora ha vinto poco rispetto al suo talento, perché è l'unico tra i primi quattro a non avere ancora vinto un grande torneo. Però la potenzialità ce l'ha e ha soprattutto la cattiveria e la personalità per poter vincere. Molto cattivo Murray. Che manca lui al salto. Ma manca quel cattivo salto nel senso buono, insomma, se si può adoperare questa espressione. Certo. È un po' Borini del tennis, ecco, possiamo mettere. Forse così. L'aver preso Ivan Lendl, no? Ma sì, ma quello non lo so, credo che sia stata più una mossa, non dico pubblicitaria, ma quasi. Ah sì? Mossa di marketing. Sì, per io vendere non credo più racchette. Che un grande giocatore come certamente Lendl è stato possa trasferire a un altro, perché non ha neanche la mentalità di aiutare un altro, ecco. Quanto conta un allenatore per un giocatore di tennis? Quanto è importante? Lavorano sulla percentuale, cioè di solito questi contratti hanno una percentuale sui guadagni del giocatore. No, sulla testa, sulla testa. Sul rendimento del giocatore, quanto incide avere un bravo allenatore? Secondo me non troppo. Un cattivo allenatore può fare dei danni, ma un buon allenatore non è che può far diventare un fenomeno chi non, un fenomeno non è, ecco. Credo che lì lavorano soprattutto sulla testa, sulla mentalità. Sicuramente qualcosa può servire, ma insomma io non credo che sia determinante. Credo che il campione, anche perché è uno sport nel quale sei da solo in campo, sì, i consigli dall'esterno non hanno mai i risultati che uno pensa possano avere. Quante ore si allena un campione di tennis al giorno? Ma ci sono varie teorie. C'era uno come... c'erano giocatori che si allenavano 8-9 ore al giorno, insomma, o erano sempre in allenamento. C'è uno come McEnroe, si racconta questo, che una mattina Vilander telefona a McEnroe per dire ci mettiamo d'accordo, ci alleniamo insieme, benissimo, vanno in campo, dopo 5 minuti McEnroe dice grazie, per lui 5 minuti erano fin troppi. Vedete, c'era tipo Jim Courier che si allenava come un pazzo. Ma ne aveva bisogno, è chiaro, naturalmente c'è chi... E poi c'è anche chi proprio non soffre l'allenamento, cioè non pensa di non averne neanche bisogno, ecco. Murray oggi ha battuto Djokovic anche troppo facilmente, stasera big match vince Rani, ci scrivono. Big match. Le donne, le tenniste stanno facendo abbastanza bene. Stanno facendo abbastanza bene, però ecco, io non mi vorrei tanto sbagliarmi, ma non è che la Errani riuscirà a vincere un grande torneo come ha vinto la Schiavone, ecco. Invece che anno è quello della Schiavone? Schiavone 2 anni fa ha vinto Parigi. Sì, no, dico che anno è questo qui, questa stagione qui, un po' più di difficoltà. Ma sai, a un certo punto, anche perché lei fisicamente non è fa molta fatica a giocare, nel senso che non ha una struttura atletica di grande solidità. E quindi naturalmente la forma va e viene, ecco. Questa è la situazione delle nostre tenniste. Comunque magari gli uomini fossero all'altezza delle nostre ragazze. Sì. Intanto Mutti, l'allenatore del Palermo, alza la voce. Bortolo. Detto Lino. Che poi mi sa che il suo vero nome è Bortolino Mutti. Infatti Bortolo detto Lino. Che amarezza. Sì, lo so. Io sono una vittima di questa situazione perché... ti chiami Bortolo? No, io mi chiamo, ufficialmente mi chiamo Salvatore, e quindi il Rino è venuto fuori da Salvatorino Rino, ecco. Perché non Totò o Turi? No.
Ma lasciamo stare, dai, adesso non peggioriamo la situazione. No, Mutti ha alzato oggi la voce in conferenza stampa, ha detto: ma come, il Milan si lamenta degli arbitri? Noi, visto che insomma il Palermo settimana scorsa hanno cominciato dopo 60 secondi pronti via, un'espulsione che non aveva senso, un rigore che non c'era. Insomma, sì, sì, pare che a Siena gliene abbiano Rino, una cosa brutta, una sì, cosa sì. brutta, una cosa brutta vera. Certo, se alza la voce Bortolo Mutti, no, trema il palazzo. Però vedi, vedi le cose grave, però, cioè Mutti alza la voce, si lamenta. Poi il presidente ha detto: vince il Milan. Ecco, e poi dopo dice: il presidente dice vince il Milan, ma anche i giocatori come si possono sentire? Confusi. Certo, quantomeno. Va bene, maestro, confusi, grazie. Va bene. Ciao. Ciao Rino, buona serata. Un saluto al maestro, ciao. Grazie a Rino Tommasi.